Ciao, sono Michela, sono una stylist e fashion consultant Milano-based e oggi siamo qui da Modes per avere un tour esclusivo tra i loro designer emergenti e quelli che conosciamo un po' meglio. Seguitemi! Ciao a tutti, sono Alessio Cuozzo e sono buyer di Modes. Oggi ci troviamo presso il nostro store di Piazza Risorgimento. Modes nasce dall'esigenza di celebrare l'espressività dei propri clienti attraverso un'alternanza di brand istituzionali come Watanabe, Comme des Garçons, Maison Margiela, fino ad arrivare ai talenti emergenti Bode, Earl, For Beaches. E oggi arriverà Michela e sono veramente eccitato di presentargli le nuove collezioni e quello che abbiamo in serbo per lei. Michela, benvenuta. Come stai? Bene, e tu? Molto bene, sai che sono molto fan. Lo so, lo so che sei molto fan. Benvenuta, benvenuta da Modes. È un piacere. Raccontiamo un po' a chi ci ascolta di Modes, di come nasce, certo. Di qual è lo spirito Modes, del negozio. Modes nasce in Sicilia negli anni 70 ed è molto interessante capire come si è evoluta negli anni e soprattutto nella selezione che noi andiamo oggi a costruire per i nostri clienti. Io sono molto curiosa di sapere che cosa mi farai scoprire, quali sono secondo te quei brand che dobbiamo tenere a mente nel nostro radar. Ale, tu sai che mi piace moltissimo l'interior del negozio. Il concept iniziale era creare uno spazio che avesse al suo interno degli elementi classici come può essere la radica, in contrapposizione a questi cabinet molto forti, industriali grezzi, buono. Lasciati sì, grezzi sì. Come vediamo anche la schiuma che è qui lasciata. La schiuma è bellissima. Bellissima, sì, sì. Quindi la contrapposizione di questi due elementi sicuramente è stato uno dei punti chiave. Secondo me degli elementi anche vincenti. Lo stesso mix dei materiali si ritrova, se vuoi, nel mix tra designer emergenti e brand più istituzionali. E adesso? Adesso entriamo nel mondo donna. Come non parlare di un Eternal Piece, un pezzo di Margiela, un trench, un pezzo suo iconico, ma rivisitato in chiave vestiva, meraviglioso, metà molto sensuale. L'altra metà sì, molto fluido. Completamente fluido. Bellissimo. E procediamo con uno dei capi che io chiamo evergreen del negozio, che ritengo anche molto unisex. Abbiamo questo tracker in pelle di Margiela. Ah, là là. Che tra l'altro è anche reversibile, quindi abbiamo sia la parte del sweat che la nappa. Me lo posso provare. Ovviamente lo devi provare, lo devi provare. Bellissimo. Poi si può mettere, si può mettere memori, anche... hai due giacchette. È come comprarne due in una. Qui è un'altra pietra miliare del negozio, a Comme des Garçons. Collaborazione con Walt Disney, ovviamente Topolino. È uno dei pezzi iconici bellissimo. Della stagione. Meraviglioso, sicuramente un pezzo molto speciale. Sai, Comme des Garçons. Vabbè. Così noi lo amiamo, esposiamo sempre il suo mondo e tutto sì, quello certo. Che c'è attorno. Un altro dei brand che volevo mostrarti oggi, Bode, sì, brand newyorkese. E l'arte dell'upcycling, esatto. Il brand che nasce uomo, che adesso comunque... Fortemente unisex, utilizzo materiali di... antichi. Comunque il risultato finale sono dei capi unici. E come non parlare di Marin Serre? Di Marin. Anche qui, come abbiamo parlato prima, attenta all'upcycle, unisex, quindi abbiamo tutti gli argomenti. Come motivo vedi. Della luna crescente che è diventato comunque oramai un cult un che cult, riconosciamo, esatto. Che nasce comunque dallo sportswear per poi evolversi in tutte le altre categorie. Parliamo un pochino di accessori, non mi hai ancora certamente. Detto niente. Sempre per continuare questo discorso ed essere coerenti degli emerging brand, io ti farei vedere For Beaches, un progetto dammi tutto italiano. Subito. Di Joe Forbici, che ha voluto replicare la borsa della Barbie a misura d'uomo. Quasi un giochino che sta funzionando molto, molto bene. Carine. Qui abbiamo delle scarpe di Attico. Queste come... sono le Venus Pump, giusto? Sì, non può mancare la Pump di Attico. Chiaramente qui la vediamo in due colori. Bellissima. Allora Michela, volevo chiederti com'è andata, come ti sei trovata, qual è stato il feeling che hai avuto? Mi sono divertita, ma da voi mi diverto sempre. Ogni volta che vengo trovo sempre qualcosa di nuovo, siete super attenti su quello che è l'estetica contemporanea, il panorama non solo italiano ma internazionale. Sempre
fighissimo anche nel display, il bel mix tra ragazzi giovani, quindi talenti emergenti, e invece brand che sono parte oramai della storia. Grazie Ale, grazie a te di essere bellissima venuta. Bellissima giornata, grazie ai ragazzi che ci hanno seguito e venite a trovare da Modest. A presto. Vi piace quello che avete visto? Registratevi sul canale YouTube di Farfetch e rivedetevi l'intero video.